al ritiro. Lo sai? Della Juventus, sì. Vediamo se riesco a tornare a Giovanni Alberese. Sì, Gio, ci sei? Vi dicevo, vai. Alla vigilia della prima... Sì, sì, ci sono alla vigilia della prima amichevole di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Domani i bianconeri alle 17 giocheranno contro il Norimberga. L'allenatore ha parlato ai nostri microfoni. Se siete d'accordo lo farei ascoltare subito per poi tornare per i commenti. Vai. Che abbiamo è l'impegno dei giocatori. Per il momento il lavoro sta andando molto bene, sono molto contento. Mister, abbiamo visto il colloquio con Scaravino e giunto all'inizio dell'allenamento, c'è stato anche un punto sul mercato. Siamo in costante dialogo per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra, è così tutti i giorni. Non esiste pressione, solo una bella responsabilità e il lavoro di Dusan come tutti gli altri, non si può fermare solo a vedere i gol. Ci sono tante cose nel calcio da fare, lui lo sa molto bene, lo sa fare, è un giocatore importante nella squadra, però sempre, come ho detto anche nella prima conferenza che ho fatto, il grande talento ha sempre bisogno di una squadra che funziona. Questo è un piccolo estratto, Gio, che abbiamo ascoltato per quanto riguarda il mercato. Dusan Vlahovic insiste su un punto che secondo me è importante, perché l'abbiamo visto anche nel corso della passata stagione su Dusan Vlahovic. Continua a dire che il talento è molto importante e siamo d'accordo, nessuno mette in discussione il talento di Dusan Vlahovic, però è importante per alimentare il talento di un singolo anche la squadra, il sostegno che dà la squadra, che nella passata stagione è venuta a mancare. Perché secondo me, poi chiaramente Giovanni dirà la sua, certo, però secondo me l'anno scorso più che il sostegno di Vlahovic alla squadra è mancato il sostegno della squadra a Vlahovic. Sì, sì, quello dicevo. Se tu hai un attaccante che nelle gambe ha 30 gol a stagione e lo metti davanti alla porta una volta a partita per caso, in cui lui deve costruirsi l'azione partendo, esatto, da 50 metri di distanza, diventa complicato. Il problema sono i palloni che, esatto, non riceve neanche Dusan Vlahovic. Sì, sono d'accordo completamente con te, Gio. Beh sì, c'è anche un altro aspetto. Io credo in questo momento Thiago Motta stia volendo dare una linea comune a tutti, dove non possono esserci prime donne, non possono esserci giocatori diversi rispetto al collettivo, e che il collettivo in questo momento a doversi rafforzare affinché questo ciclo possa cominciare nel migliore dei modi. Ditemi voi da studio, perché c'è un altro estratto che diventa fondamentale, perché abbiamo chiesto a Thiago Motta di Chiesa, che è appena rientrato da un paio di giorni alla Continassa, non verrà qui in Germania, ed è molto significativo questo, perché in questo momento l'attaccante sta lavorando insieme a quei giocatori che non sono stati convocati per il tiro qui a Herzogenaurach Pro, perché non rientrano nei piani del... Tra l'altro stamattina è rientrato anche McKenny, l'americano comincia la preparazione. Esatto, l'abbiamo viste prima le immagini. 2025. Sì, 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 le abbiamo viste. Sono d'accordo con te, Gio, possiamo ascoltarlo. Ascoltiamo Thiago Motta, l'estratto in cui fa proprio riferimento a Federico Chiesa, poi torniamo. Sì, assolutamente sì. Un gruppo unito che vuole... e che ha ambizione di fare delle cose importanti. Inizia dal primo giorno di lavoro e sarà sempre così, giorno dopo giorno, a conquistare qualcosa. Che impressione le stanno facendo, mister, i giovani? Molto bene, sono arrivati, normale che sia, con grande entusiasmo, ma anche con grande qualità, alzando il livello degli allenamenti, e questa è la cosa importante. Mister, ha già avuto la possibilità di parlare con Chiesa, visto che lui è rientrato, però non vi raggiunge qui in Germania? Fa parte della Juventus in questo momento e vedremo. Mister, un'impressione su Thuram? Anche a lui, come tanti altri, un ragazzo che è arrivato, ha fatto tanti allenamenti con la sua nazionale prima di... i giochi, è arrivato bene, in forma, e siamo contenti di averlo. Anche in questo caso, Giallo, Thiago Motta ribadisce gli stessi discorsi praticamente alla conferenza stampa iniziale della presentazione, no? Per esempio sui possibili partenti. Per ora è ancora un giocatore della Juventus, giustamente, perché ancora non è stato ceduto a nessun'altra squadra. L'altra volta faceva sponda a Cristiano Giuntoli dicendo no, ho già detto lui, però neanche questa volta si espone più di tanto. Ma è giusto che sia così, il rispetto dei ruoli mi sembra che sia fondamentale.
da una parte diciamo Giuntoli è chiaramente il deus ex machina di tutto ciò che accade a livello di mercato alla Juventus, ha fornito grosse responsabilità anche di scelta a Thiago Motta, come abbiamo raccontato con Alfredo, con lo stesso Giovanni, anche per quanto riguarda i giocatori in uscita. Thiago Motta ha una voce in capitolo molto importante in merito, però è opportuno che in situazioni come queste insomma rilasci delle dichiarazioni anche diplomatiche che comunque non vadano ad intaccare il lavoro che viene svolto da chi si occupa di mercato tout court. Giovanni? Beh, assolutamente, è chiaro che in questo momento si sta provando a costruire la nuova Juventus. È giusto da capire, no? Poi in questa nuova Juventus il ruolo di Federico Chiesa, che lo ricordiamo è in uscita, più che altro capire il futuro di Chiesa in questo momento. Dicevi, Giovanni? No, dicevo, è chiaro che in questo momento gli indirizzi dell'allenatore sono fondamentali. Va bene, ci ritorniamo fra poco da Giovanni Albenese. Ti faccio ascoltare anche un altro estratto di Thiago Motta, nel quale gli viene chiesto dei nomi che si fanno in questo momento intorno alla Juve, di cui fra poco parliamo. Todibo, Kop Meyers, ascoltiamo cosa dice il tecnico. Dovrebbe vedere in questa prima amichevole, visto che è solo la prima dopo due settimane di allenamento, cos'è che si aspetta di vedere? Tutto quello che abbiamo allenato, quello che abbiamo fatto in questi giorni, vorrei vedere nella prima amichevole, e non sono sicuro che una cosa non mancherà, che è l'impegno di questi ragazzi, e andremo così sempre in avanti. Se potesse scegliere oggi, la priorità è più Todibo o Kop Meyers? Non parlo dei giocatori che non sono miei, parlo dei miei, lavoro con i miei, sono contento dei miei e sarà sempre così. Giustamente il nostro Giovanni Albenese, si è andato dritto per dritto, gli ha fatto già subito i due nomi che effettivamente sono un po' le priorità della Juve, Todibo e Kop Meyers. Ci ho provato anche perché era un suggerimento di Alfredo Pedullà qualche sera fa, devo dire che insomma ho provato a riproporre quella domanda, è prevedibile che insomma l'allenatore si smarcasse da questa domanda. Gio, le stesse identiche risposte e parole uguali, identiche della conferenza di presentazione, uguale. Abbastanza sì. Io credo l'aspetto su Chiesa, chiaramente dovevamo un attimino stanarlo rispetto all'argomento, e credo insomma lui in poche parole abbia però fatto capire che ci sono dei dubbi sul futuro di Federico Chiesa, dicendo è un giocatore della Juventus in questo momento, poi vedremo. Insomma, non mi sono sembrate parole in favore di un giocatore centrale nella Juventus, certo, almeno come Federico Chiesa lo era l'anno scorso. Occhio a Giuntoli, occhio ai movimenti di Giuntoli. Ieri pomeriggio, vi raccontavo prima, abbiamo mostrato le immagini live di Cristiano Giuntoli, Thiago Motta e Scanavino prima dell'allenamento. Ebbene, Cristiano Giuntoli tornava da una visita a Monaco di Baviera in casa Adeyemi. Ha incontrato i genitori dell'attaccante del Borussia Dortmund. Monaco di Baviera significa un paio di ore di macchina da qua, per sondare la disponibilità dell'attaccante, che sarebbe un'idea della Juventus alla ricerca di giocatori, nel caso di Adeyemi, utili per fare sia il centravanti che l'attaccante esterno o la sottopunta. È chiaro che qui l'operazione non sarebbe per niente facile, l'ingaggio del calciatore è un ingaggio importante, la richiesta del Borussia Dortmund è almeno i 35 milioni, ma sale anche sui 40 e più attraverso i bonus. Tutto questo però per dire che insomma Cristiano Giuntoli è qua con la squadra, però non possiamo perderlo di vista un attimo, perché poi magari scappa col van nero che abbiamo mostrato in questi giorni e va a fare incontri di mercato. Occhio anche ad Hausen, in questi giorni c'è stato un incontro con lo Stoccarda, anche se insomma seguivo prima le ultimissime che dava Gianluigi Longari, quindi non vado a ripetere una notizia che abbiamo già raccontato, però Hausen è in uscita, anzi possiamo ribadire la cifra, perché sulle cifre abbiamo le idee molto chiare: 18 milioni più bonus più il 20% sulla rivendita. Adesso il giocatore che sta decidendo la destinazione. Per quanto riguarda Sulè, non mi risulta che l'argentino possa andare via prima dal ritiro. La squadra rientrerà domani sera al termine dell'amichevole.
Da capire se poi domani contro il Norimberga Sulè sarà schierato o meno, forse quella potrebbe essere un'ultima indicazione sulla chiusura imminente dell'operazione che lo porterà a vestire la maglia della Roma. Ciò che posso dirvi è che ballano ancora un paio di milioni che potrebbero essere recuperati da una percentuale sulla rivendita, tra il 10 e il 15%. Però, insomma, operazione di 28-29 milioni subito, più bonus a raggiungere quella cifra di 35 milioni che la Juventus ritiene congrua per cedere l'argentino. Tra l'altro, già lo ricordiamo, adesso visto che parlavamo di cessioni, Hausen già l'abbiamo detto, per quanto riguarda Sulè, il suo agente era Roma. Sì. Era in città per cercare di discutere questa trattativa, per la quale ci raccontava anche il nostro Giovanni Albanese, siamo ancora un po' distanti, però in qualche modo insomma la Roma potrà andare incontro anche alla società bianconera e viceversa, per cercare di portare Sulè alla Roma. Esatto, sì, questo è il discorso, però diciamo che questa è una trattativa molto molto ben avviata. Ormai ci siamo. Sì, ci siamo. Roma che però contestualmente a ciò deve anche trovare un attaccante, un centravanti, perché al momento c'è Abraham che potrebbe anche essere in uscita, vedremo quali sviluppi ci saranno in tal senso. Ha perso Lukaku, un 9 non ce l'ha e ne ha bisogno. Abbiamo detto di la situazione di Dobby, che l'abbiamo descritta poco fa, c'è anche quella di Sorloth da tenere in considerazione, gli altri nomi in questo momento non sono particolarmente caldi. C'è un altro giocatore che alla Roma piace e tantissimo ed è Jonathan David del Lille, che ha diciamo una valutazione un po' più alta, nonostante abbia il contratto in scadenza al termine della prossima stagione. La concorrenza è molto forte, non è esattamente un centravanti, un 9, ma è un 9 diciamo atipico, nel senso che è molto mobile, tecnicamente molto dotato, può fare anche il sottopunta, dialoga molto con la squadra, sarebbe la prima scelta, però è una prima scelta molto costosa, ripeto, nonostante il suo contratto abbia una scadenza fissata al termine della prossima stagione. Va bene, vado a Giovanni Albanese giusto per salutarlo, grazie mille Gio, poi tanto ti